È stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalle istituzioni regionali, il Presidente Marsiglio, dal Presidente della provincia di Pescara Zaffiri e dal Sindaco del capoluogo adriatico Masci, a tenere a battesimo l'Imago Museum promosso e realizzato dalla Fondazione Pescara Abruzzo. Mattarella, dopo aver scoperto una targa all'esterno dell'edificio ex Banco di Napoli, proprio nel cuore di Pescara Centrale, è entrato all'interno del museo per visitare le sale e poi assistito ad una breve cerimonia prima di riprendere l'aereo di Stato per tornare a Roma. Ci sono circostanze, le calamità naturali come il terremoto, eventi drammatici come la pandemia, che inducono a ritrovare le ragioni della reciproca solidarietà e che inducono anche a rivolgersi agli elementi e agli aspetti più importanti della convivenza. La cultura è uno di questi. Per noi è importante che l'Abruzzo sia in cima nelle agende dei principali decisori politici e delle grandi istituzioni, ed è quello che volevamo, e penso che sia comunque utile per il nostro territorio questa attenzione. L'Imago Museum ospita, accanto alle gallerie, una sala polifunzionale, due aule multimediali e uno spazio riservato alle attività didattiche, tre le esposizioni ospitate all'interno. La prima a tema pop art con Warhol e Schifano tra pop art e classicismo. Poi una collezione permanente dell'Imago Museum che prende il nome di Arte, Immagine e Realtà, 131 le opere esposte tra dipinti, serigrafie e sculture. Infine la più importante rassegna d'arte scandinava presente in Italia, Impressioni e Realtà, il sogno scandinavo di Barbizon a Civitadantino. Questo museo è una straordinaria opportunità per il medio adriatico italiano e la sua città capoluogo di potersi inserire nelle dinamiche prestigiose e rilevanti nazionali e internazionali della arte espressiva importante. Finora c'è una grave lacuna in questa parte dell'Italia, questo progetto vuole contribuire a superarla. Pescara in questi giorni sta facendo il salto di qualità dal punto di vista culturale, dal punto di vista artistico, ma proseguiremo su questa strada. Ci sono molti appuntamenti che riguardano proprio l'aspetto culturale, perché noi vogliamo lanciare questa città proprio in questo spirito di città, che è una città in cui si vive bene, ma che ha anche appuntamenti importanti che fanno in modo che la cultura possa crescere. Nonostante la giornata lavorativa, in una Pescara centro blindata sono state tante le persone che hanno scelto di venire a salutare il capo dello Stato. Grande onore per Pescara che il Presidente è venuto a trovarci, e poi gli vogliamo bene perché è una persona composta, decorosa. Più che altro siamo molto grati al fatto che sia venuto qui, abbia dedicato del suo tempo per inaugurare uno, diciamo, dei nostri piccoli gioielli. Fa piacere, perché un conto è vederlo, diciamo così, in TV, un conto è vederlo nella tua città, quello, diciamo, che sarò contento di vederlo, diciamo, stasera, magari nei vari notiziari, e vedere che, diciamo, che tutta Italia vede Pescara, almeno per una sera.